Allora, in tesi, osservate un comportamento composto, è una persona anziana, quindi massimo rispetto e ricordate, non sopporta i movimenti bruschi, va bene? Ah, ma quanto tempo ci mette questo pullman ad arrivare? Ricordate le domande? Bene. Va bene, facciamo un piccolo ripasso. Daniela? Che tipo di contributo ha dato lei alla scienza? Maestra, ma quest'uomo è cattivo. Cattivo? No, io vi porterei mai da uno cattivo. Allora perché sei così nervosa? Così metti ansia in chi a noi. Avete ragione, beh, lui è un grande studioso e sapete come sono i grandi scienziati, pieni di premi, un po' scontrosi, schivi, e dinanzi a loro noi ci sentiamo un po' piccoli, quindi sono un po' nervosa. Comunque sappiate che questa visita per noi è una grande occasione. Perché è una grande occasione? Non potevamo andare a visitare qualcosa di più divertente? Uno zoo, per esempio, uno zoo con tanti animali. Sì, oppure il parco delle farfalle. Per questo ci saranno senz'altro tante altre occasioni, ma vedete, non capita tutti i giorni di incontrare una persona che mette la propria esistenza al nostro servizio, qualcuno che passa la propria giovinezza chiuso in un laboratorio solo per migliorare la nostra vita. Mio padre passa tutta la giornata in fabbrica per migliorare la mia vita e quella di mia madre. Ma tu lo conosci, questo scienziato? Personalmente no. Ma di che cosa si occupa esattamente? Non lo so, so che ha fatto molta, molta ricerca. Ah, ecco il pullman, forza, andiamo, andiamo, bambini. Il professore vi sta aspettando. Accomodatevi. Avvicinatevi, prego, non state lì tutti ammucchiati. Buongiorno, professore. Intanto noi la ringraziamo per aver accettato di incontrarci. Non c'è di che.
Io e gli studenti siamo onorati di essere qui e a tal proposito abbiamo preparato alcune domande che riguardano la sua professione. Ecco, vorremmo sapere... Prego, prego, fate pure, sottoponetemi le vostre domande. Da molto tempo che fa lo scienziato? Da sempre, praticamente lo sono nato. Fin da bambino non avevo interesse che per la scienza. Pensate, già allora aprivo la pancia alle lucertole per vedere come erano fatte all'interno. Che tipo di contributo ha dato lei alla scienza? Che domanda è? Sì, è una domanda. Un immenso contributo. Con i miei esperimenti ho verificato e confermato che a tante azioni corrispondono precise reazioni e specifici comportamenti. Tali verifiche hanno facilitato il compito a chi in seguito ha approfondito ricerche mirate alla messa a punto di nuove terapie e farmaci. Non ho capito niente. In che cosa consistevano i suoi esperimenti? Esperimenti di ogni tipo su soggetti vivi. Soggetti vivi? E cosa sono? Animali. Animali veri? Sì, animali veri, di ogni specie. E che faceva questi animali? Di tutto. Li legavo, li infettavo, li affettavo, li bruciavo, li scoiavo, li tagliavo. Allora questi animali soffrivano molto? Beh, direi di sì. E morivano? Certo. E se non morivano, venivano comunque soppressi. Sapete, ormai erano, per così dire, contaminati e quindi non riutilizzabili. E comunque mantenerli in vita era solo un costo inutile. Ma lei quanti animali ha ucciso? Quanti? Ah, tantissimi. Più di quanti ce ne possano stare sull'arca di Noè. Io ero il numero uno. All'inizio volevo trovare risposte alle mie domande e a quelle dell'umanità. Sacrificavo animali, sì, ma per salvare vite umane. Poi però la mia voglia di sapere si trasformò in qualcos'altro. E alla fine torturare animali diventò solo un divertimento. Pene atroci per finalità effimere o pressoché inutili. Poi subentrò la sete di potere. Sì, il potere economico, molta vivisezione per aprire le porte a molti finanziamenti. E i test sugli animali per l'industria dei cosmetici, vogliamo metterli da parte. Ah, quanto era divertente e quanto remunerativo. Poi purtroppo la malattia mi ha fermato. E meno male. Sì. Ho ucciso molti animali ed ora mi perseguitano. Sono intorno a me, sempre, ogni giorno, ogni momento. Le loro anime mi tormentano con strazianti lamenti che rimbombano nel mio cervello. Vogliono vendetta e me la stanno facendo pagare. Così ora sono loro che torturano me. Via! Via! Andate via, dannate bestiacce! Le vedete? Le vedete anche voi? No, non li vediamo. Forse sono solo frutto della sua fantasia. Oppure chi lo sa, dei suoi rimorsi. Rimorsi? Io non ho rimorsi. Casomai, rimpianti. Rimpianti? Sì, uno, quello di non aver sezionato una formica. Questo professore mi ha rovinato la giornata. È proprio insopportabile. Sono d'accordo. Non conoscevo la vivisezione. Mio padre mi ha detto cose terribili al riguardo. Ma fare del male agli animali è come farlo alle persone. Forse no, perché gli animali non possono ragionare. E tu che ne sai? Quando un cane segue per esempio degli ordini non è come se ragionasse. Però non possono parlare. Beh no, e allora?
Ma gli animali hanno dei sentimenti, possono essere felici o tristi, possono provare dolore, sofferenza, paura. Possono piangere? Certo. Allora sì, formare gli animali è come farlo alle persone. Come può questo professore sentirsi a posto con la coscienza dopo aver ucciso così tanti animali? Boh, anzi dice di avere degli impianti. Visto che la formica gli è rimasta qua, sarebbe bello se fosse proprio una di loro a fargliela pagare. Tipo a vendicare tutti gli altri poveri animali? Sì, ma come? Potremmo riempire un barattolo di formiche e liberargliele sotto la porta. Sì, che bella idea. Come le raccogli tutta quella formica? Allora gli mettiamo dello zucchero sotto la porta, così le formiche ci andranno da sole. E col segugio del maggiordomo li annienterebbe con una spruzzata di insetticida. È vero, come possiamo fare? Mettiamo in moto il cervello e progettiamo qualcosa di grosso. Quel momento il professore ebbe una nuova percezione. Nessuno gli credeva quando raccontava di quella formica, un insetto gigantesco che alla testa di tanti disgraziati animali lo tormentò giorno dopo giorno, fino alla fine del suo tempo. Nessuno gli credeva, ma la storia diventò leggenda. Comunque non si ebbe a capire se anche per un solo momento il pentimento sfiorò mai quell'uomo, illuminato del sapere, ma non dell'amore.